L'Amen Scuola Basket Arezzo viene sconfitta in casa 89-71 da una tonica Boldrini-Fucicchio capace di espugnare con autorità il Palasport Estra. Fin dalle prime battute di gioco i ritmi imposti alla gara sono stati elevati con la sbaga e con i canestri da tre punti di Kirlis e Cutini riesce a chiudere in vantaggio il primo quarto 22-21. Gli ospiti cominciano però a prendere in mano la partita cercando con continuità le torri Venditti e Vannini che trovano punti importanti dentro l'aria e costringono Cutini ad un precoce terzo fallo. La partita è gradevole, le due squadre rispondono colpo su colpo fino al 41-38 dell'intervallo lungo in favore di Fucecchio. È nel terzo quarto che la partita cambia decisamente l'inerzia. Gli ospiti trascinati dalla coppia Strozzalupi-Gazzarini non sbagliano un colpo, mentre l'Amen non riesce ad avere la fluidità della prima parte di gara. Fucecchio riesce così a mettere le mani avanti chiudendo 63-53 il terzo parziale. Nell'ultimo quarto i tentativi dell'Amen di ricucire lo strappo sono vani perché Gazzarini chiude la gara con due triple consecutive che mettono al tappeto gli Amaranto. Gli ultimi minuti servono solo per fissare il punteggio 89-71 finale che premia meritatamente la formazione ospite. Il 2018 dell'Amen si chiude con una sconfitta nel penultimo turno del girone di andata. Il campionato riprenderà il 13 gennaio con la trasferta di Colle Valdelsa contro la squadra dell'ex coach Amaranto Pacini. Nel weekend dell'Epifania la SBA però giocherà la Final Four di Coppa Toscana, traguardo che gli aretini cercheranno di onorare contro avversari di categoria superiore. Semifinale il 5 gennaio a Castel Fiorentino contro l'Enic Pino Dragons Firenze, attualmente capolista ed imbattuta in Serie C Gold. Mirko Pasquinucci, ci fa veramente piacere che al suo esordio qui ad Arezzo, nonostante la sconfitta, ma la vittoria domenica scorsa a Livorno contro il Brusa, lo ha esaltato nella sua prima apparizione. Oggi purtroppo si è trovata una squadra, secondo me, la più forte del campionato sicuramente. C'ha 5 elementi che hanno superato i 15 punti e uno non ha superato i 21, quindi noi abbiamo soltanto Laurinas che ha realizzato qualcosa come 24 punti, quindi la differenza c'è sostanziale, siamo stati poco bravi noi a segnare o troppo forti loro. No, sapevamo che oggi non era semplice per noi, si è passato 2 settimane comunque a provare cose nuove, a cercare di invertire la rotta e non tutto poteva avvenire stasera. Loro hanno secondo me uno dei migliori quintetti di base del campionato insieme a Prato. Loro hanno tantissimi elementi da difendere, i ragazzi non gli posso rimproverare niente, hanno dato tutto che le potevano dare dal primo secondo fino all'ultimo, non siamo riusciti a invertire la rotta della partita nel terzo quarto e pian piano loro ci sono scappati. Dispiace il pubblico perché ci hanno sostenuto tutta la partita, sono venuti stasera, sabato sera alle 9 prima delle feste. Ci dispiace, siamo molto rammaricati, ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi.